Oggi si è fatto il 4-3-1-2, giocavo avanti con Piga, poi dopo mi ha rispostato. Comunque, l'importante è dare il massimo comunque. Vincenzo, partita, come dire, gran bella partita, è mancato il gol, però sia voi che la Castiglionese, diciamo, avete combattuto fino all'ultimo. Sì, è stata una bellissima partita, molto intensa soprattutto. Poi forse un po' caratterizzata dal vento, perché magari quando si era noi col vento a favore si attaccava un pochino più noi, invece il secondo tempo, essendo loro a favore del vento, attaccavano un pochino più loro. È stata una partita molto equilibrata, molto intensa, pareggio secondo me giusto, dai. Poi sei tornato a giocare nel tuo ruolo di trequartista, dietro a Pica. Sì, mister. Ora è un po' che gioco lì, cioè comunque ho sempre giocato lì da quartista. Oggi si è fatto il 4-3-1-2, giocavo avanti con Pica, poi dopo mi ha rispostato. Comunque l'importante è dare il massimo comunque gioco. Sia nel primo tempo, ma soprattutto nella ripresa, in contropiede, avuto delle occasioni dove gli spazi andavano probabilmente sfruttati meglio. Sì, siamo ripartiti 2 o 3 volte dove potevamo fare male, perché ci stavamo difendendo bene, poi in contropiede magari potevamo pungere un pochino di più. Ci è mancato l'ultimo passaggio. Adesso comunque è arrivato quel punto che aspettavamo. La salvezza è matematica, è certa, e quindi bisogna guardare avanti, guardare ai playoff con un po' di ambizioni in più. Sì, ho sentito, cioè abbiamo visto gli altri risultati, abbiamo la salvezza matematica, ma noi lottiamo fino alla fine per raggiungere i playoff. L'obiettivo era la salvezza, ma non ci vogliamo fermare qui. Quindi cerchiamo di stupire. Vediamo. Grazie. Grazie.